Questa qui è la parte più simpatica di geometria del primo anno, secondo me. Cioè, praticamente faremo. Noi abbiamo visto come si classificano i triangoli. In base agli angoli, in base ai lati, che cosa sono gli angoli interni, cosa sono gli angoli esterni, quanto è la somma degli angoli interni di un triangolo, 180. Voi sapete che cosa è un triangolo equilatero, rettangolo, acutangolo, ottusangolo, scaleno, isoscele, vedete quanti tipi ci sono. Oggi vediamo che cosa sono le mediane. Allora, le mediane come si fanno? Vi ricordate che cos'è il punto medio di un segmento? I due pezzettini che si formano sono tra loro congruenti. Allora, io adesso vi faccio prima un triangolo. Io adesso ve lo faccio a mano, dopo vediamo con GeoGebra come si individua esattamente il punto medio, senza righello. Qua ci sta sempre chi è che fa la battuta, quando vede Baricentro, dice il centro di Bari. Dove vai? A Baricentro. È un modo per ricordarlo più facilmente. Allora, metto le lettere però. È un triangolo scaleno, sicuramente. Tutti i lati diversi. Allora, per fare queste figure qua bisogna per forza essere precisi col righello. Se si sbaglia se si sbagliano le misure, non vi trovate. Perché adesso vediamo che queste linee che adesso disegnerò si incontreranno tutte in un punto. Vediamo. Prendete col righello il punto centrale di ogni segmento, di ogni lato. Prendete la misura del lato col righello e lo dividete in due e prendete il punto centrale, cioè questo qua. Con righello, vedete, per esempio, se misura 6 cm, fate a 3 il punto, ok? Se è 5,4, la metà di... dovete fare 5,4 diviso 2. Questo lo chiamo M. Fate la stessa cosa con gli altri due lati. Io lo faccio a occhio, perché non c'ho il righello. Allora, questo lo chiamo N e questo lo chiamo S. Allora, a questo punto, se avete fatto tutto bene, unite C a M. Quindi fate il segmento CM, unite A ad S, così. Se avete fatto tutto bene, noterete che se io unisco B a N, passerà proprio per questo punto. Allora, questo punto qui, chiamatelo O. Ora vi faccio un disegno simpatico, perché? Guardate qua. Allora, qua vi ho fatto l'omino che c'ha il triangolo in equilibrio sulla mano, così, e lo tiene in equilibrio. Però il dito, per tenerlo in equilibrio, lo deve mettere in questo punto qui. Se lo mette nel punto O, il triangolo si mantiene esattamente in equilibrio. Questo punto qua si chiama baricentro, e il baricentro è il punto di equilibrio dell'oggetto, del triangolo. Quindi O è il baricentro. O è il baricentro, infatti adesso faccio la freccia e metto... Anzi, facciamo così. E lo nasce. Questo qua. Voi potete provare che se fate un triangolo di cartoncino, fate le tre mediane, mettete il dito nel baricentro, vedete che il triangolo si manterrà in orizzontale. Quindi vertice, punto medio del lato opposto, vertice, punto medio del lato opposto. L'incontro delle tre mediane si chiama baricentro ed è il punto di equilibrio del triangolo. Voi a casa potete fare un esperimento, fate un triangolo di carta, mettete di cartoncino, perché è più rigido, ci mettete il dito nel baricentro e rimarrà in equilibrio.
Allora, le squadrette da disegno le potete utilizzare perché il dito va vuoto. Con GeoGebra lui automaticamente, senza righello, mi individua il punto medio del segmento. Allora, io faccio il triangolo, vado qua, faccio poligono, faccio un triangolo qualsiasi. Allora, voglio il punto centrale di questo lato? Allora faccio così, guardate. Altri, da queste parti ci dovrebbe essere punto medio. Dov'è? Ah, eccolo qua. Clicco qua. Allora, poi a questo punto mi dice cosa devo fare. Seleziona due punti. Cioè, io devo selezionare i due estremi del segmento. Lui automaticamente mi mette il punto medio. Allora, faccio così. Guarda. Poi faccio così. E così mi metto quest'altro. E poi faccio così. A questo punto devo solo unire. Allora faccio segmento. Dov'è il segmento? È sopra. Qua. Questo con questo. Questo con questo. E è, vedete che passa proprio per questo. Guardate. Metto il punto. Lo indico. Questo è il baricentro.